mio prozio Enrico, chiamato in italiano Nerico o in dialetto Merico. Io ricordo come un uomo, è un uomo. Pare che la miniera facesse bene al fisico, ma fino a un certo punto. E era andato in miniera non tanto perché era di famiglia povera, insomma, aveva un mulino, quindi tirava avanti, ma perché era scazzi, come si dicono, col padre, il mio omonimo, soprattutto per un calessino, una spagna da allora, che aveva un calessino che non ho mai visto, e lui voleva il calessino per andare a bisbocciare con gli amici, e il vecchio Francesco Robi Coglioni dice no, e lui preso solo in Latino America. D'altra parte allora tutta la gioventù di questo paese è emigrata negli Stati Uniti a fare i minatori di carbone. C'erano, pensate, un paese di montagna, c'erano due tarche di compagnie marittime che partivano o da Genova o dalle Havre o da Napoli e andavano in America. Mi è commosso il passaporto che ho ancora di mio zio, dove c'era scritto di tutto praticamente: occhi normali, naso normale, statura normale, cioè non si sapeva bene. E c'è un indirizzo scritto a matita, un indirizzo di New York, dove lui probabilmente andava a farsi avere una conoscenza per farsi portare del miniere di carbone. Purtroppo ero troppo giovane e un po' coglione anche per chiedergli di più, quindi non so molto della sua vita di mina, come diciamo allora. Credo che lavorasse a Cottimo, quindi faceva le mine anche, e le mine più toste, le più pericolose, per venire giù più materiale, e più ne portava su e più soldi prendevano a carrellata. Queste cose, poche cose, insomma, della sua vita in miniera. D'altra parte c'era poi il mio sogno americano degli anni 40-50, quando sono arrivati nel 44 gli americani a Palma, sembrava che arrivasse l'ira di Dio, avevo di tutto. Io ho assaggiato la Coca-Cola prima che ritornasse ufficiale in Italia, il burro di noccioline, una cosa disgustosa comunque, i pancakes, le famose frittelle di Paperino, le riviste che lasciavano, tutte le riviste, Life, che è il nome di una rivista, con la carta patinata, che carta patinata è una cosa eccezionale. I miei nonni, allora, non c'era tanta carta come adesso, noi passiamo le giornate a buttare via la carta, che abbiamo in casa, tonnellate di carta, allora la carta era preziosa. E sono stati, nel mondo dei miei nonni, delle tonnellate di The Pittsburgh Gazette, la gazzetta di Pittsburgh, i nostri eroi al fronte, che sono stati usati per anni dopo la guerra per accendere il fuoco e per altri scopi meno nobili. Perché allora i famosi 6 piani di morbidezza erano quelli molto più saputi. E quindi c'è l'America di questo prozio, andato là, ha guadagnato dei soldi, si è beccato un'ernia, poi è tornato e non ne ha mai parlato, tanti che andavano là, eccetera. E l'America sognata da me, da ragazza, con i film visti, con i GI, i soldati di Roosevelt, quelli arrivati, eccetera. Questa canzone, appunto, ecco, oh, oh! Ah, ci sei anche tu? Non te l'ho mica ancora visto, sai? Probabilmente sì. Non era il tipo di uomo che si perde
guarda, nella giornata. O così a me sembrava, ma allora non andavo ancora a scuola. Colpiva il cranio raso e un misterioso estraneo suo apparecchio, un cinto d'ernia che sembrava una fortina per la pistola. Ma quel mattino aveva il viso dei 20 anni, senza rughe, per ambia ed avventura, e ancora ride. Senza affermare